Ci sono tante belle parole per descrivere com'è Mary e nessuna sarà mai sufficiente. Purtroppo però ci sono anche tante brutte parole per descrivere come non è Mary e dopo quel post alcuni decisero di usare proprio queste. Il primo a far girare il post fu Luca, famoso per imprese simili. Poi un altro idiota, uno che dà fastidio sempre a tutti, convinse un sacco di gente a messaggiare Mary usando il cellulare che aveva incautamente postato tempo prima. Fu in quel momento che Mary divenne... tempestata! Cominciò a cercare le parole per chiedere aiuto. Non era così facile. Anche io indossavo una maschera come tutti. Le persone da lontano sembrano tutte uguali, come delle formichine. Poi da vicino sono tutte diverse. Ragazze, possibile che intorno a noi ci sia tanto odio? Perché non proviamo tutte insieme a dirci solo belle parole? Sì, dai, gioia, entusiasmo, curiosità, amore, fiorellino... Mary è stata salvata da una youtuber con una storia simile alla sua. Perché non smise di cercare aiuto e allora scoprì che quando ti avvicini ancora di più alle persone, ecco che le persone tornano ad essere di nuovo tutte uguali. Abbiamo tutti un cuore, dei desideri, tante paure. Questo significa che non saremo mai del tutto soli. Certo, scoprì anche che è una pessima idea postare il proprio cellulare e gli altri dati troppo personali, ma questo è un altro discorso. La youtuber poi, non vi dico quello che ha passato, cioè ve lo dico ma in un'altra puntata, ora devo salutarvi, ma prima un abbraccione, un bacetto, tante coccole, una stretta di mano con grande stima, un cuore grande...